Abbiamo affrontato una squadra forte che da Kit ci ha subito sbloccato la partita e abbiamo subito il contraccolpo, siamo andati in difficoltà e abbiamo commesso delle leggerezze e su ogni leggerezza siamo stati puniti pesantemente. Abbiamo chiuso il primo tempo sotto di 2 gol e la cosa positiva è che siamo rimasti dentro la gara, abbiamo continuato a giocarla, l'abbiamo accorciata appena siamo rientrati, agevolati anche dall'uomo in più. Abbiamo ripresa e là avremmo dovuto avere un attimo in più di lucidità nel saperla tenere e poi andare a cercare il sorpasso. E non siamo stati bravi a farlo e ci hanno punito subito dopo il pareggio e poi abbiamo provato a riprenderla ancora, ma non ci siamo riusciti purtroppo. Beh, l'abbiamo detto prima, delle leggerezze le abbiamo commesse e poi fortunatamente è venuto Ansaldi a dirlo perché poi a me non siamo stati neanche mai perdonati perché abbiamo concluso con diverse conclusioni noi e 5 conclusioni in porta di cui abbiamo preso 4 gol. C'è rammarico, insomma ci tiriamo sulle maniche, guardiamo avanti perché c'è subito un'altra partita e dobbiamo essere bravi a recuperare energie per rifarla nella maniera migliore, cercando di non commettere leggerezze, perché questo è un campionato che quando concedi, soprattutto a una squadra comunque che aveva degli interpreti di un certo livello, poi sono bravi a prendere vantaggi. Questione di equilibri, l'equilibrio sul quale stiamo cercando di lavorare, creare una mentalità vincente e giocare in questo modo e portare a casa i risultati ci sta richiedendo più sforzi, più energie. Questa è una prestazione che è valorizzata anche dal risultato finale, cosa non da poco, è evidente. Ma guardo indietro in cui la squadra è riuscita a fare sempre altre prestazioni e non ha portato a casa il risultato. Ora questa è chiusa, partita bella, credo che sia stato uno spettacolo per tutti perché è una partita mai serena per nessuno, è bello, uno spettacolo bello e abbiamo offerto una bellissima prestazione, complimenti a tutti, anche il Frosinone perché ha fatto, non era semplice, ha reagito alla grande. Ci ha rimontato 2 volte, poi però noi abbiamo avuto anche quella situazione in cui da portare a casa il risultato. Quando si vince, mi sembra che cambi tutto. Io credo che oggi sia stata veramente, ripeto, una partita bella, bella. Noi la volevamo fare con personalità, venire qui a giocare il nostro calcio. E l'abbiamo fatto sin dalle prime battute, voler giocare, andare in controllo della partita. E poi ci sono stati momenti in cui abbiamo dovuto soffrire il Frosinone perché ha qualità, è una squadra in salute che sta facendo grandi cose. E, ripeto, mi dispiace sul finale, una partita dove veramente con la doppia espulsione che ha rotto un po' gli equilibri e a quel punto poteva veramente succedere di tutto.